Bianchi. Presente. Brocchieri. Sonnessa. Presente. Martinelli. Presente. Non lo trovavo più. Botta. Presente. Sai. Presente. Luglio. Presente. Cutri. Presente. Sonnessa. Papa. Presente. Portentoso. Presente. Squittieri. Tatti. Casali. Cataldo. Compagnoni. Pellicini. Portentoso. Possiamo procedere? Sì. 16 presenti. No, Artoni. Ah, scusi, scusi. Artoni. Non ce l'ho proprio. Ok. No, il copia e incolla non sempre funziona, purtroppo. Ok, 17 presenti. Passiamo al primo punto. Esame della condizione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale in riferimento alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con valida degli eletti. Questo è giusto? Sì. Allora, a questo punto il sindaco sollecita pertanto il Consiglio Comunale a far presente se alcuno degli eletti verse in cause ostative. Credo che non ci sia nessuno. Dopodiché il Consiglio Comunale delibera di riconoscere che il sindaco e i consiglieri comunali neoeletti non si trovano in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità ed inconferibilità di incarichi ostativa all'assunzione della rispettiva carica, condizioni contemplate dalle seguenti norme, dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, eccetera, eccetera. Credo. Deve far notare. Le devo leggere tutte, certo. Approvato con il decreto legge del 18/8 del 2000, numero 267, e successive modificazioni ed integrazioni. Dal testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo, conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1,63 della legge del 6/11 del 2012, numero 190, con decreto legislativo 31/12/2012, numero 235. Del decreto legge 8/4 del 2013, numero 39, concernente disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6/11/2012, numero 190. Quindi di convalidare l'elezione del sindaco Enrico Bianchi e dei seguenti 16 consiglieri comunali. Devo dar luogo alla votazione, quindi votiamo per l'elezione dei consiglieri eletti, giusto? Quindi votiamo. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Ok, quindi passiamo alla convalida. Sì.
Quindi convalidiamo l'elezione di convalidare l'elezione del sindaco Enrico Bianchi e dei seguenti 16 consiglieri comunali eletti a seguito delle consultazioni elettorali tenutesi il 20 e il 21 settembre del 2020. Elena Virginia Brocchieri, consigliere. Antonella Anna Francesca Sonnessa, consigliere. Ivan Luigi Martinelli, consigliere. Serena Botta, consigliere. Fabio Sai, consigliere. Fabrizio Luglio, consigliere. Giuseppe Cutri, consigliere. Erika Papa, consigliere. Paolo Portentoso, consigliere. Franca Valeria Squitieri, consigliere. Libero Tatti, consigliere. Alessandro Casali, consigliere. Davide Cataldo, consigliere. Franco Compagnoni, consigliere. Andrea Pellicini, consigliere. Furi Artoni, consigliere. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Varese. Successivamente il Consiglio Comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito al fine di permettere gli ulteriori adempimenti con voti espressi nelle forme di legge, delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo del 18 agosto del 2000, numero 267. Ok, grazie. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità, però. No? No. È automatica? È automatica. Grazie a tutti. E complimenti ai Nivoletti, ovviamente. Punto 2. Giuramento del sindaco, al punto 2. Quindi dovrò indossare la fascia tricolore, giusto? Serena mi aiuta. Ok. Dichiaro solo questo. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Di quanto sopra il Consiglio Comunale prende atto. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Allora, passiamo al terzo punto, giusto? Elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio Comunale. Allora, veniamo a io personalmente, ecco, come premessa, sono stato uno che non è mai stato molto d'accordo sul Presidente del Consiglio Comunale, perché ho sempre pensato, almeno io ho vissuto ai tempi della minoranza, c'era il sindaco che faceva anche il Presidente sostanzialmente del Consiglio Comunale. Poi dopo è stato modificato lo statuto nel tempo e a questo punto la modifica dello statuto comporterebbe un ulteriore tempo da dedicare. Noi abbiamo pensato che a questo punto fosse importante iniziare la nostra attività amministrativa senza interromperla con una ridiscussione dello statuto, però abbiamo pensato anche che colui che ricoprirà l'incarico di Presidente del Consiglio Comunale non dovesse ricevere alcuna indennità per una funzione che soprattutto onoraria, insomma onorifica di questa funzione. Però quindi a questo punto procediamo con la votazione del Presidente del Consiglio Comunale e ecco, dovremmo nominare gli scrutatori. Quindi due scrutatori per la maggioranza, giusto? E uno scrutatore per il gruppo delle minoranze. Noi abbiamo pensato, allora c'è Valeria che si offre
libero, ok, quindi Squitieri e Tatti. Per quanto riguarda la maggioranza, qualcuno di... Sì, volevo capire se si apre la discussione su questo punto, cioè sulla funzione del Presidente del Consiglio, perché a proposito vorrei dire qualcosa prima delle... Sì, non c'è nessuna difficoltà, nel senso che vabbè come... Io ho seguito appunto il dibattito in campagna elettorale e ho visto che il nuovo sindaco Enrico Bianchi ha sempre sostenuto in campagna elettorale la non utilità del Presidente del Consiglio Comunale e anche stasera Enrico, ti do del tu perché certo. È più difficile, sostieni che sia un ruolo onorifico. Io la penso davvero in maniera differente, ritengo che il ruolo del Consiglio, del Presidente del Consiglio Comunale sia importantissimo, che Davide Cataldo in questi ultimi 5 anni l'abbia svolto in maniera egregia, e soprattutto perché il Presidente del Consiglio Comunale dirige i lavori dell'Assemblea dando più dignità ai lavori del Consiglio. Il Sindaco deve essere libero di esprimere in ogni momento l'indirizzo politico della sua maggioranza senza essere senza doversi concentrare sul dare la parola all'uno all'altro eccetera. Quindi dal mio punto di vista il ruolo del Presidente del Consiglio è un ruolo molto importante, non è una carica onorifica, e quindi ribadisco che questo organo serve al Comune di Luino. Grazie. Qualcun altro? Prego. Ma io, signor Sindaco, egregi consiglieri, intanto volevo congratularmi con la nuova maggioranza di dovere per quello che è successo. Mi sarebbe piaciuto sentire una breve relazione sua su quelli che sono, di solito si fa, no, all'insediamento, una breve relazione di quello che sarebbe gli intenti programmatici della sua lista. Ma visto che siamo arrivati sul punto della Presidenza del Consiglio e visto che c'è una situazione da analizzare, io mi permetto di dire questa cosa e lo dico a tutti i colleghi consiglieri e ovviamente soprattutto alla maggioranza. Non dimentichiamo che queste elezioni, per un gioco elettorale, hanno portato la giunta, chiamiamola di centrosinistra o di sinistra, non so, a vincere, ma i risultati elettorali hanno dimostrato, io lo dico ahimè con un pizzico di rammarico, che la maggioranza uscente è quella che ha preso la maggioranza dei voti in termini assoluti. Quindi anche sulla Presidenza del Consiglio io mi permetto di dire, chiaramente voi siete amministratori, voi avete in questo stato la possibilità piena e totale di decidere quali sono le scelte amministrative e politiche, ma non dimentichiamo che c'è una maggioranza dei luinesi che non è con voi, e quindi anche queste scelte che possono intervenire sullo statuto sono scelte estremamente delicate che vanno fatte secondo me con un giusto riguardo a quella che è la comunità luinese, soprattutto alla comunità luinese che non è dalla vostra parte. Mi sembra rispettoso di un principio di maggioranza, mi sembra rispettoso di un principio di democrazia e mi sembra rispettoso di un principio che se oggi noi siamo qui, tra l'altro non mi piace questa collocazione, spero che la prossima volta cambieremo perché mi sembra di essere nell'atto dei minus qua sotto messi, ecco, quindi spero che la prossima volta saremo tutti lì, mettete anche sti microfoni dall'altra parte, ma Oltre a questo, io dico solo un'ultima cosa, e mi sia consentito di dire anche togliere un po' di troppa enfasi alla situazione di questa sera del Consiglio Comunale. Io dopo 26 anni ritorno qua, la sinistra vince un'altra volta, quindi loro dovrebbero mettermi i tappeti rossi quando si presenta l'Artoni, perché tutte le volte che c'era Artoni, l'ultima volta 26 anni fa è andato su Tosi, adesso va su Bianchi, diranno speriamo che i prossimi 5 anni si ripresenti l'Artoni, perché credo che una situazione di questo tipo la sinistra lui non l'abbia mai vista, e grazie, grazie, oh,
grazie o forse per disgrazia, ecco, dell'Ardoni siamo in questa situazione. Ecco, conclude dicendo semplicemente, secondo me, per toccare, non tocchiamo lo statuto, pensiamoci bene, perché questo statuto circa 20 anni fa, io sono vecchio, avevo ancora i capelli, collaborai anch'io alla stesura, non c'era la presidenza del Consiglio perché si parla ancora degli albori della formazione dello statuto comunale, collaborai anch'io alla stesura insieme all'avvocato Bonomi e facemmo, credo, un ottimo lavoro. Poi chiaramente si sono susseguite una serie di circostanze che hanno indotto a modificarlo, però ecco, mi sento di sottolineare questa, la nuova maggioranza, stiamo attenti a intervenire su elementi di democrazia che sono stati scelti con una maggioranza direi preponderante luinese. Ecco, grazie. Prego. Sì, ovviamente mi sento coinvolto in questa cosa, nel senso che da presidente uscente, ma soprattutto da consigliere che 10 anni fa, non 5, con Andrea Pellicini sindaco, ha preso e ha fatto parte di questa decisione di portare Luino nel futuro, non nel passato. E non è una cosa, signor sindaco, che ci siamo inventati noi, è una cosa che è prevista dalla legge per tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti. Ora lei immagino sappia quanti cittadini ha Luino, no? È il sindaco di Luino. E sono, al giorno della sua elezione, lo dico per chi non lo sa, 14.611. Vuol dire che, non adesso magari, ma indubbiamente prima della fine del vostro mandato, voi sarete amministratori di un ente sopra i 15.000 abitanti, perché è in crescita e ci arriveremo presto ai 15.000. Se la legge prevede certe differenziazioni di poteri, se la legge prevede... Il testo unico sugli enti locali prevede anche gli assessori esterni, che tanto mi sono sgolato per chiedere, ma vedo che non siamo dello stesso indirizzo. E perché c'è una motivazione di base. Questo Consiglio, oltre a rappresentare la città, svolge delle funzioni di indirizzo e di controllo sugli atti della Giunta. Come può lei rappresentare il Consiglio e presiedere anche la Giunta? Come può venire da Presidente... A parte, immagino una manifestazione dove lei può... andare con la doppia fascia, no? Quella del Presidente del Consiglio e quella del Sindaco, se no non serve più, bruciamola. Allora, o abolite la figura del Presidente del Consiglio e prendete il coraggio di farlo, assumetevi la responsabilità, io dico di portare Luino nella preistoria, oppure tenere la doppia figura e assegnarla alla stessa persona è veramente imbarazzante, è veramente lesivo, secondo me, dell'onore di questo Consiglio qua. Ma peggio ancora di non decidere sugli assessori esterni. Approfitto per dirle che attendo una sua risposta alla lettera su questa proposta che non ho ricevuto, però ho letto il suo pensiero dai giornali e avrei di gran lunga preferito, e lo dico così cominciamo a conoscerci anche in termini politici, che lei mi avesse risposto no, non è il mio pensiero, non sono d'accordo con te, gli assessori esterni sono un'emerita stupidata, ci penserò tra 400 abitanti. Sentirmi rispondere non sono né d'accordo né contrario, un pochettino mi ha stupito e devo dire anche deluso. Non vorrei che questo meccanismo della non decidere, del decidere di non decidere, possa continuare con questa scelta di non decidere di eliminare la presidenza del Consiglio, non decidere di farlo, ma in un certo qual modo identificare nello stesso soggetto entrambi i ruoli. È veramente una cosa abbastanza deludente. Lo dico anche in funzione, e parlo ancora degli assessori esterni, la stessa cosa vale per loro. Chi di voi è chiamato a fare l'assessore si siederà in giunta, prenderà delle decisioni, deciderà giustamente, legittimamente, al di là dei meccanismi di quanti persone hanno votato centrodestra e di quanti centrosinistra, avete vinto, questo è il meccanismo, o meglio, noi abbiamo perso, perché dividendoci vi abbiamo regalato la città. Bisogna avere il coraggio di dirlo e bisogna avere il coraggio di imparare dagli errori. Però nel momento in cui voi decidete una cosa in giunta e poi venite in consiglio a chiedere di fare, a chiedere al Consiglio di fare il suo mestiere, che è quello di eseguire degli atti di indirizzo e controllo su di voi, non potete essere voi stessi ad autocontrollarvi e ad autoindirizzarvi, perché questo può accadere, non me ne vogliano, a Curiglia con Monteviasco, dove hanno una forza, esprimono una cittadinanza tale per cui grazie a Dio hanno forse un assessore,
E allora è ovvio che devi mantenere i doppi ruoli, altrimenti un comune non potresti gestirlo, ma non in un Alluino che ha 14.611 abitanti il giorno della sua elezione. Il TUEL, il testo unico sugli enti locali, io sono forse il meno titolato qua, ci sono avvocati, lo stesso vice sindaco, l'ex sindaco, conoscono meglio di me le leggi, però addirittura prescrive un'incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere nei comuni sopra i 15.000 abitanti. Vuole lei davvero trovarsi tra 400 abitanti ad avere degli assessori che risultano di fatto incompatibili col loro ruolo? Io vi chiedo di ripensarci. Nominate una persona della vostra maggioranza, tenetevi il ruolo perché vi spetta, avete vinto. Toglietegli l'indennità, fate quello che credete. Anche l'indennità non era stato un costo aggiuntivo, perché l'avevamo tolto nel 2010 con una delibera di giunta dall'indennità degli assessori, ma era la nostra scelta, fate la vostra, ma lasciate dignità a questo consiglio, lasciategli il suo ruolo di indirizzo e di controllo, che sia staccato dagli atti della giunta. Grazie. Prego Franco. Ma, innanzitutto benvenuti a tutti e tanti auguri rispetto all'elezione e al compito che vi spetta e che ci spetta. Non volevo ritornare su eccezioni concettuali che sono espresse, che mi trovano sostanzialmente condividente rispetto alla sostanza, appunto. Volevo solo portarti, sindaco, la condizione personale che allora interrogò su questa modifica dello statuto, e fu non fu un elemento casuale, fu un elemento di dibattito quello, di maturazione rispetto all'arrivo e alla configurazione della presidenza del Consiglio, proprio in funzione del fatto di considerare Luino una città, la città di Luino, cioè per pochi abitanti Luino non va al ballottaggio, per pochi abitanti Luino non gode, tra virgolette, di quella che è la configurazione che i comuni maggiori hanno. Però tu sai benissimo, per esempio, che il segretario comunale del comune di Luino è una figura che ha una cornice esattamente a quella di un comune maggiore, cioè Luino ha un livello di configurazione di comune come Varese, come Busto, come le grandi città. E questi 400 abitanti che mancano a Luino sono in realtà però ampiamente, a mio avviso, colmati dal fatto che a Luino c'è l'ospedale, che a Luino ci sono dei servizi su cui tutto il territorio insiste e nel quale Luino non esercita un ruolo egemone di fagocitazione degli altri comuni che hanno la loro legittimità, ma che di fatto ha delle responsabilità ulteriori da città e di orientamento nel contesto dell'azione degli altri comuni. È difficile, al di là del diverso pensiero politico, pensare che un comune limitrofo possa prendere una decisione di qualsiasi tipo senza averti interpellato, senza aver sentito te e i tuoi colleghi rispetto a un certo tipo di condizione. Quindi questa fu la situazione che determinò poi, a grande maggioranza, il fatto di trasformare lo statuto configurando e prevedendo la figura del Presidente del Consiglio, che deve essere vissuta, credo davvero, come un valore aggiunto e che rispetto alla componente istituzionale amministrativa, ripeto, del segretario comunale, porta il comune paritario rispetto a questo tipo di peso. Il segretario comunale del comune di Luino è il segretario comunale di un comune maggiore, cioè di maggior livello rispetto a quello che è il voto di un comune come Luino, che vota come Curiglia, con un voto in più vince un comune, ma parifica questo tipo di situazione. Seconda cosa invece pragmatica, siccome credo che ci siano delle, e chiedo anche ai colleghi di minoranza, ci saranno credo delle figure che tocchino il coinvolgimento della minoranza a livello di commissioni, così, siccome non abbiamo avuto conciliabolo rispetto a questa cosa, magari 5 minuti per trovarsi a vedere un attimo di fare una discussione rispetto alle proposizioni, te lo chiederemmo. Grazie. Posso? Qualcun altro? Mi si sente? Ah, ecco, scusa. Prego. Sento malissimo, non so cosa. Cioè, ho sentito in parte quello che è stato detto.
chiaramente mi sento tirato in causa come il mio collega consigliere Davide Cataldo, in quanto sono stato il primo presidente del consiglio della storia del comune di Luino una volta modificati lo statuto e il regolamento. Adesso non so se è già stato detto dagli altri colleghi dell'opposizione, ma è chiaramente una figura di grande rilevanza e di grande importanza. Spero vivamente, da quello che ho capito dagli intendimenti del sindaco e della sua maggioranza, non far ricadere la stessa figura sulla figura del sindaco. Sarebbe davvero tornare indietro di tanti anni su quanto noi abbiamo deciso soltanto 10 anni fa. Pare anche che, insomma, altri comuni qua vicino si sono, non dico adeguati, ma hanno comunque visto nella figura del presidente del consiglio una figura importante, come il comune di Germignaga, che tra l'altro non raggiunge nemmeno minimamente i nostri abitanti, soltanto 4.000, credo, e a qual quale voi fate spesso riferimento come comune limitrofe insieme a Maccagno, da poter poi come monito vostro di comuni vicini con cui operare poi nel futuro. Quindi ovviamente vi chiedo di dare importanza a questa figura, di rivedere un po' quelle che sono le vostre decisioni iniziali, quello che avete poi previsto nel vostro programma. Quello che è la spesa non esiste, perché comunque adesso non so se il segretario poi me lo conferma, la spesa che riguardava l'indennità del presidente del consiglio era decurtata dall'indennità degli assessori. Questo avevamo previsto inizialmente nel 2010. Quindi credo che davvero sarebbe assurdo tornare indietro negli anni, anche perché credo che col prossimo censimento e nei successivi 5 anni Luino davvero raggiungerà i 15.000 abitanti, e quindi questa figura è prevista per legge, quindi neanche andava modificato un regolamento. Andare oggi a rimodificare lo statuto e il regolamento, che comunque è comunque lunga come iter, non ha nessun senso. Quindi spero che il sindaco, la sua giunta che adesso ci andrà a nominare, che ci elencherà, rivedranno questa decisione. Grazie consigliere Casali. Qualcun altro? Nessuno? Consigliere Martinelli. Togli pure la mascherina quando parli. Mi sentite? Sì. Io ritengo le scelte di questa amministrazione più che legittime, nel senso che giustamente l'opposizione, la minoranza sta facendo delle proposte che erano le proprie. Io ritengo che siamo al di sotto dei 15.000 abitanti, così come previsto dal testo unico degli enti locali, adeguiamoci a questa stregua, perché se è vero che mancano 400 abitanti ai 15.000, è anche vero che nel 2013 eravamo 14.700, quindi è una linea piatta sostanzialmente. Non mi pare che ci sia una crescita esponenziale del numero degli abitanti luinesi, perché se andate a vedere nell'arco degli anni le cifre sono sempre stabili su queste cifre. Sono arrivati a 14.700, sono tornate giù a 14.004, sono risalite a 14.005, 14.003, e tendenzialmente è piuttosto stabile. E in ogni caso non è il caso attuale, per cui non mi sembra il caso di fare una scelta del genere. Direi anche di più. Mi sembra che in passato la scelta che fu fatta di far dimettere gli assessori da consiglieri, entrare soltanto nella giunta, ha creato un problema sostanziale, che proprio uno dei consiglieri presenti in questa seduta fu costretto a non più partecipare al consiglio, perché gli furono tolte le deleghe dalla giunta. E quindi se ricordate bene, questo fu un fatto eclatante. Oltretutto, consigliere che prese moltissimi voti, al punto che fu nominato vice sindaco. E questa è una cosa che non può essere tollerata. Il consigliere è stato eletto, è giusto che partecipi alle attività, e non soltanto per quanto riguarda la propria competenza specifica settoriale delle proprie deleghe di assessore, ma per tutti gli ambiti, tutti gli argomenti che devono essere trattati in consiglio.
con diritto di voto, anche con diritto di voto. Per cui io ritengo che sia molto importante questo, e non vuol dire sminuire i ruoli, anzi vuol dire dare grande valore ai ruoli del Consiglio. Grazie. Qualcun altro? Nessuno? Beh, niente. Sì. Antonella, no? Nessuno. Accetto ovviamente le considerazioni e i suggerimenti, sia di quanto riguarda il consigliere Pellicini, viene proposta in qualche modo una sfida rispetto a questa funzione, cioè lui con la sua posizione vuole in qualche modo dire a noi: fateci vedere che è veramente utile. Quindi è in qualche modo un modo anche di dibattere politicamente rispetto ad un ruolo, e vedremo un po' come funzionerà. Toccherà anche un po' a noi dimostrare o valutare questa posizione, quindi non è nessuna posizione di chiusura da parte nostra rispetto a una posizione di questo genere. Io avevo delle valutazioni di questo tipo che non mi sembrano particolarmente drammatiche, insomma, no, per l'andamento di un consiglio comunale e altro. Rispetto invece alla considerazione che chiedeva appunto il consigliere Cataldo sulle dimissioni degli assessori, francamente io personalmente non le chiederei e non le darei se fossi un assessore, o perché ritengo che coloro che in questa campagna elettorale hanno svolto un lavoro così importante per poter ottenere i voti abbiano anche il diritto di esercitare un certo potere sulla funzione del sindaco, almeno per quanto riguarda un comune al di sotto dei 15.000 abitanti, e noi siamo sotto i 15.000 abitanti. Quindi io credo che determinare questa possibilità al sindaco di togliere le deleghe e quindi far cessare l'attività politica dell'assessore, che rimarrebbe a piedi sostanzialmente, non mi è sembrata una buona scelta, e fermo restando che poi ognuno di loro può decidere personalmente, singolarmente, se dare le dimissioni da consigliere per magari lasciare lo spazio a qualcun altro che loro hanno ritenuto che valesse la pena passasse, desse un contributo più attivo al consiglio comunale. Quindi questo è l'altra cosa. Sono d'accordo con l'assessore, con il consigliere Artoni riguardo a dare il giusto riguardo a uno statuto che è espressione di una maggioranza che numericamente c'è nella città, cioè che ha espresso questo documento e che è stato, come dire, il risultato anche di un'espressione di un certo modo di pensare, anche di una certa possiamo dire anche cultura, di un certo modo di interpretare le cose. Quindi questa è una giusta osservazione che mi sento anche di condividere e di considerare. Proprio per questo noi abbiamo pensato che non fosse il caso di andare a rivedere, riguardare queste pagine, quindi fare questo lavoro, diciamo, di maggioranza che diventa un po' antipatica. E quindi su questo gliene do atto e credo che sia un giusto riconoscimento. Riguardo a questo, sì, prego, Franco. Scusami, solo perché il consigliere Martinelli mi ha generosamente tirato in ballo, ma non vorrei si equivocasse, soprattutto per i neoeletti. Non mischiamo la figura del Presidente del Consiglio con la facoltà da parte di un consigliere diventato assessore di potersi dimettere, certo, o non dimettere. Sono due cose completamente diverse. La mia vicenda fu una vicenda tra virgolette consensuale. Io mi dimisi rispetto a un certo tipo di progettualità, chiamiamola politica, ma non vincoliamo la figura del Presidente del Consiglio con l'automatismo che ci siano poi delle dimissioni automatiche rispetto al fatto che un consigliere
per diventare assessore debba necessariamente dimettersi, non c'è questo automatismo, quindi mi sembra giusto sottolinearlo come condizione. È chiaro, acquisisci una facoltà, lo puoi fare, e tu puoi al limite nominarti tutti gli assessori esterni rispetto a questa cosa, però è una facoltà, mentre invece la presidenza del Consiglio Comunale è un istituto configurato, certo, a sé stante. Ecco, mi sembrava giusto sottolineare questo secondo aspetto, perché Ivan, hai fatto un passaggio legittimo, ma è un po' viziato dal fatto di non confondere l'istituto con la facoltà di poter esercitare altre funzioni. Grazie, consigliere Compagnoni. Quindi a questo punto possiamo procedere alla votazione del Presidente del Consiglio Comunale. Gli scrutatori Tatti e Squittieri. Le schede le consegna. Sindaco, però volevamo sapere chi è che la maggioranza propone come Presidente, per poter valutare anche, penso di non aver diritto a una votazione al buio. Se voi siete d'accordo. Sì, noi indichiamo Fabrizio Luglio. Chiedevo se come minoranza indicassimo qualcuno, ma a questo punto vedo delle facce sterefatte tra i banchi della minoranza, quindi credo che noi non indicheremo nessuno come eventuale alternativa al presidente indicato dalla maggioranza. Quindi durante la votazione, come la gestiamo la questione dei due collegati in streaming? La votazione dei due collegati non votano. Va bene, grazie. Se fosse stato tutto in streaming, come si faceva? Scrivevi sul monitor. Andrebbe previsto. Avvicinate
Luglio? 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 Scheda bianca, sì. 13 schede luglio e 2 schede bianche. Luglio e 2 schede bianche. Non votano. Quindi è nominato presidente Fabrizio Luglio. Grazie a tutti, sono onorato dell'incarico conferito e fiero di essere parte di questo gruppo. E come diceva Casali, sono il terzo presidente, verrò di onorare questa quarto. Di onorare questa carica. Grazie. È tornato adesso. Sì, sì, adesso passiamo alla votazione del vicepresidente. Sì. Grazie Peppo. Sì, c'è la candidatura da parte nostra di Franco Compagnoni alla carica di vicepresidente del Consiglio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, 13, 14, 15. Procediamo. Una bianca. Due bianca. Tre Compagnoni.
Bianca. Bianca. Compagnoni. 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 Il risultato è? 11 schede compagnoni, 4 schede bianche. Quindi è eletto vicepresidente il consigliere Franco Compagnoni. Grazie Enrico. A questo punto partiamo con... Stai cominciando. Sono contento, Franco. Allora, partiamo col quarto punto. Prova. Allora, il quarto punto è la comunicazione della nomina degli assessori competenti della giunta comunale del vice sindaco. Cartellina. Allora, il Consiglio Comunale comunica di aver nominato con proprio decreto numero 15 in data di ottobre 2020 assessori componenti della Giunta Comunale signori Antonella Anna Francesca Sonnessa, consigliere comunale, Ivan Luigi. Allora ripeto perché il Consiglio Comunale comunica, grazie, di aver nominato con proprio decreto numero 15 in data 2 ottobre 2020 assessori, componenti della Giunta Comunale, i signori Antonella Anna Francesca Sonnessa, consigliere comunale, Ivan Luigi Martinelli, consigliere comunale, Elena Virginia Brocchieri, consigliere comunale, Serena Botta, consigliere comunale, Fabio Sai, consigliere comunale, di aver nominato con il predetto atto vice sindaco l'assessore Antonella Anna Francesca Sonnessa, di aver conferito conseguentemente con propri decreti numero 16 in data 2 ottobre 2020 e numero 17 in data 7 ottobre 2020 al vice sindaco e agli assessori gli incarichi che fanno riferimento agli obiettivi dei risultati complessivi dell'azione amministrativa e che si estendono a tutti gli affari inerenti ai settori o le unità amministrative, uffici e o servizi, a fianco di ciascuno indicati, di cui sono politicamente responsabili. Al vice sindaco Antonella Anna Francesca Sonnessa, istruzione, personale, patrimonio. All'assessore Ivan Luigi Martinelli, partecipazione civica, sport, polizia locale, sicurezza e protezione civile, ecologia e rifiuti. All'assessore Elena Virginia Brocchieri, politiche sociali, giovanili e della famiglia, associazioni non sportive, volontariato, mediazione culturale. All'assessore Serena Botta, turismo, cultura ed eventi, sviluppo economico. All'assessore Fabio Sai, urbanistica, edilizia privata, opere pubbliche, ambiente, manutenzioni e pronto intervento, viabilità e trasporti. Di quanto sopra il Consiglio Comunale prende atto. Grazie. Complimenti. Buon lavoro, soprattutto. Grazie. Passiamo ora al quinto punto, la comunicazione in merito alla designazione dei capigruppo consigliari. Prego.
Sì, prego. Per il nostro gruppo, capogruppo il dottor Franco Compagnoni. Per il nostro gruppo il capogruppo Alessandro Casali. Non so se io devo parlare di gruppo, potrei essere scambiato per un pazzo a questo punto, visto che sono da solo, quindi mi sembra ovvio, grazie. Maggioranza, Erika. Erika, sì. Sì. Erika Papa. Ok, segretaria, allora passiamo al sesto punto, che è l'elezione della commissione elettorale comunale. Cartellina. Due di maggioranza e uno di minoranza. Quindi due votazioni, una per i consiglieri effettivi e quella per i supplenti. Ok, possiamo procedere? Dobbiamo nominare... Io no, non voto. Ecco, il sindaco non partecipa alla votazione perché è membro di diritto. Ok. Ma adesso che votazione facciamo? L'effettivo? Sì, effettivo allora. Votate bianca, non so. Ma tu vota bianca. Adesso chi votiamo? Non si può l'effettivo bisogna votare allora. Uno ma dopo non c'è quello per il supplente successivamente? Quanti si possono votare, dottoressa Pietri? Però, scusate un attimo, per precisazione della dottoressa. Allora, dovete esprimere un'unica preferenza e risulteranno votati i consiglieri effettivi i più votati, compreso il consigliere di minoranza. Quindi si vota, ok. Sì. Una solo voto. Sì, sì. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, 13 14 Ok, sì, sì.
il sindaco non ha votato. Ah già, vero, sì, ok, perfetto. Squitieri, Cataldo, Papa, Cataldo, Squitieri, Squitieri, Papa, 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 Squitieri, Cataldo, Cataldo, Papa, Squitieri. Volentieri. Cataldo in rappresentanza della minoranza. Seconda votazione. Avrei una commissione che... Prenda pure, aspetti, aspetti, questo qua. Prova, prova. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, 14. Franzetti. Alessandro Franzetti. Serena Botta. Artoni.
come Vito Vaglio. Brocchieri. Non è la scritta lui. Brocchieri. Brocchieri. Botta. Botta. Brocchieri. Botta. Artoni. Bianca. Botta. Botta. A questo punto siamo arrivati al settimo punto di questa seduta del Consiglio Comunale, la nomina della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello. Bene, possiamo... sono due consiglieri. Sempre un'unica preferenza. Unica preferenza, due consiglieri da votare. Non è obbligatoria la minoranza, giusto? Non è obbligatoria di essere rappresentata, non vota il sindaco. No, no, e non è obbligatorio, sì. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, 14. Alberto Baglioli. No, non la sento, non sento.
Alberto Baldioli, quindi è nulla. Sai, Fabio, sai? 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 Bianca? Sai? Sonnessa? 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 Sai? Bianca? Bianca? Sonnessa? Sai? Ecco, prima di concludere volevamo lasciare la parola al neo vicepresidente Franco Compagnoni, che aveva qualcosa di importante da dirci in quanto riguarda l'ospedale. No, per dire la verità volevo solo chiosare le notizie che il sindaco aveva dato, che sono notizie corrispondenti a quelle che sono, che è l'evolutività attuale. Forse i 15 sono un numero a ribasso, probabilmente purtroppo il contagio è destinato ad essere un pochino più numeroso, e questo si ripercuote inesorabilmente su un'attività che per lui non avere 20-22 persone di effettivo in meno rispetto ai tempi che corrono e alle attività, è facile immaginare come queste non possano avere inesorabilmente continuità. Però potrebbe essere il momento, è un momento che a dir la verità il sindaco si è già reiterato più di una volta, ma che trova, diciamo così, una non completa assertività dialettica con la direzione, nel senso che le attività si possono contrarre, ma l'attività per esempio di pronto soccorso, contrarla è sostanzialmente impossibile. E il pronto soccorso di Luino è strutturato esattamente come 38 anni fa io l'ho trovato, cioè gestito con la promiscuità dei medici delle discipline diverse. Ora, per evitare una tautologia concettuale di recezione di aiuto rispetto all'evolutività che la pratica medica ha avuto e l'utilizzo e l'importanza di un pronto soccorso che è imparagonabile rispetto a quello che poteva rappresentare una realtà di 38 anni fa, sarebbe ora davvero di concepire il pronto soccorso non solo da un punto di vista concettuale ma anche pratico come la porta d'ingresso e l'essenzialità di quella che è l'attività di un ospedale, perché il pronto soccorso è il pronto soccorso, non è la medicina, non è la chirurgia, non è l'ortopedia, ma è un'attività a sé stante. E gli aiuti che vengono da Varese, e che sono aiuti di qualità, sono aiuti di persone che hanno passionalità e che vengono magari inizialmente malvolentieri a Luino, sempre un po' vissuta come una sorta di castigo professionale, anche se in ambito anagrafico giovanile può essere sempre vissuto come un elemento di formazione. Ma chi viene da Varese in aggiunta a una divisione operativa, viene in qualità di internista, viene in qualità di chirurgo, viene in qualità di ortopedico, non viene in qualità di medico di pronto soccorso. La medicina di pronto soccorso è una cosa diversa, è una cosa che in un ospedale come il nostro non ammette protezione, è uno sbaraglio istantaneo. Quindi per un giovane medico formato e assolutamente idoneo rispetto alla cultura ricevuta,
ma che ha la necessità di una palestra di azione di un certo tipo. La non protezione rispetto alla tuttologia che il pronto soccorso come il nostro presenta, periferico, che non è quello di Varese in cui hai la possibilità referenziale di istantaneamente rivolgerti alla subdisciplina che ti fa riferimento, è quello che fa scappare le persone. Perché spesso le potenzialità che un reparto può trovare sono poi vanificate dal fatto che se uno deve andare in pronto soccorso a fare la guardia, magari la prima guardia te la fa con una certa con un certo agio, la seconda ti chiede se è proprio necessario farla, la terza diventa critica e la quarta magari è uscito un posto in un'altra ASL, una Sesti Levante, oppure il reparto che l'ha mandato lo recupera. Quindi sarebbe ora davvero di affiancare da noi l'unico medico dedicato totalmente al pronto soccorso e il referente istituzionale è il collega dottor Maurizio Zordan. Ma non c'è nessun altro medico dedicato al pronto soccorso con la vocazione di pronto soccorsista, non so se riesco a dare questo tipo di condizioni. Quindi un reparto non lo crei dall'oggi col domani, ma lo crei con la volontà e nel tempo. Ora la medicina di urgenza di pronto soccorso è diventata una specialità, per esempio, quindi forgia ogni anno anche a Varese medici pronto soccorsisti, cioè di medicina d'urgenza, che nascono con la vocazione di fare i pronto soccorsisti. Se tu un internista lo butti in pronto soccorso, rispetto a quello che non è la sua competenza, gli fai fare un lavoro diverso. Per cui è un po' effimero e diciamo così da gioco delle parti non concettualmente lineare quello di dirti che ti arriva in un'unità operativa una figura in più da mandare poi in pronto soccorso. Perché non può più funzionare così, questo meccanismo è ad esaurimento. Quando la nostra generazione dinosaurica, abituata a gestire le cose in senso lato, si esaurirà, questa situazione di tamponamento diventerà ancora più drammatica. Perché? Perché il tempo lo ha dimostrato. Ai miei tempi iniziali, i medici della medicina riabilitativa facevano pronto soccorso, gli ortopedici facevano pronto soccorso. E adesso sono rimasti solo in medici internisti per il 75% delle guardie e il 25% i chirurghi, ma sono unità che funzionalmente vengono sottratte costantemente all'attività di divisione. E capisci che è un cortocircuito non solo penalizzante da un punto di vista quantitativo, è ovvio, ma anche depauperante da un punto di vista della competenza, perché snaturi quella che è la disciplina specialistica per cui tu fai la specialità e l'attività. Quindi e anche qui è sempre piuttosto irridente sottolineare l'aspetto, ma va sottolineato, siamo sempre un po' i figli di un dio minore da questo punto di vista. Perché? Perché per esempio a Cittiglio una sorta di abbozzo embrionale del pronto soccorso esiste già, non c'è un solo medico dedicato al pronto soccorso, ce ne sono tre. Tre non sono sufficienti per fare un reparto, però piuttosto che è meglio, piuttosto se non altro con una tendenza nel poter portare, perché il bandolo della matassa caotica e complessa della sanità in generale, ospedaliera in particolare per quanto ci riguarda, è quella davvero di partire da lì, perché il pronto soccorso è quello che nutre un ospedale, è quello che nutre i reparti, nella misura in cui dovesse venire meno il pronto soccorso, è chiaro che il destino di un ospedale è destinato inesorabilmente a decelerare, se non altro. Ecco, quindi. E sarebbe una cosa sulla quale io avrei picchiato come un fabbro, rispetto al fatto che questa cosa purtroppo non la ottieni internamente alla dinamica ospedaliera. È proprio una volontà politica che va attuata. Non può essere chiesto ai dipendenti di fare uno sforzo di questo genere. Rischi conflittualità, rischi a meno che tu non lo sia in una condizione di autorità politica per poter insistere su questo tipo di condizione, che non è la luna nel pozzo, non è la super specialità, ma è quello di parlare seriamente,
seriamente di rifondazione di un istituto su cui il resto dell'ospedale deve basarsi e su cui non puoi fare contrazione, perché se puoi dire ai chirurghi di non operare, se puoi dire agli internisti di non ricoverare o di dislocare, se puoi dire agli ortopedici di fare a meno di alcune condizioni, se contrai il pronto soccorso è chiaro che chiudi. Quindi su questa volontà assertiva io credo sia fondamentale agire per parlarsi in modo serio e in modo costruttivo. E credo che le difficoltà, siccome ogni momento ha negatività e positività, ma è proprio dalle difficoltà che alcune volte può venire quella spinta per fare quella decisione. Ovviamente la direzione ha i suoi problemi, non ci sono delle pretestuosità per cui non trovare una sintesi da questo punto di vista. È un po' un'azione da fare come l'acqua sulla roccia, con la quale tu coltivi un rapporto, con cui prendi coscienza di quella che è questo tipo di condizione e cerchi di ottenere. È una situazione di carattere gestionale, strutturale nel contesto della gestione. Grazie, scusa. Grazie Franco. Funziona questo? Sì. No, ti ringrazio, Presidente. Consigliere Compagnoni. Tra l'altro, se ricordi, nel nostro programma, qui linee guida presenteremo prossimamente, nei prossimi consigli, anche perché occorre definire dei parametri non solo qualitativi ma anche quantitativi rispetto agli obiettivi che si prefigge un'amministrazione nel corso dei 5 anni, questo anche per ricordare. Quindi stiamo lavorando proprio per definirli in maniera anche non solo qualitativa ma anche quantitativa. Ma nel nostro programma proprio il tema del pronto soccorso, pur rimanendo nelle competenze ovviamente non proprie dell'amministrazione, ma è una delle indicazioni più forti riguardo al tema della sanità. Quindi io veramente ringrazio il consigliere Compagnoni, il dottor Compagnoni in questo caso, e sarà veramente nostro piacere avere il suo contributo, ma non è un piacere nostro, è un piacere per la città, un piacere per la comunità, e trovare soluzioni insieme, e sicuramente avremo bisogno del suo contributo, e su questo non solo le porte sono aperte ma sono anche spalancate, perché è nostro veramente non interesse in senso, come dire, strumentale, ma interesse della città che si arrivi a una definizione proprio in termini più moderni di quella che è l'attività di pronto soccorso. Il dottor Compagnoni l'ha definita molto bene questa differenza, soprattutto mettendola in confronto con un termine temporale, no? Parliamo di 40 anni fa quasi, dove il mondo era completamente diverso. Adesso parliamo di un'emergenza. L'emergenza porta delle situazioni di difficoltà, ma anche porta delle situazioni di necessità, dove comunque bisogna anche spremere un po' di più le meningi per far venire fuori una soluzione che sia veramente quella che è desiderata, ma soprattutto efficace. Io credo. Ringrazio Enrico per la chiusura. Presidente, scusi. Credo che ci si possa. Presidente. Di pure. Sì. Mi sento male? No, vorrei capire come metodo, perché siccome gli interventi iniziali di solito si fanno all'inizio, però non c'era il presidente, non aveva giurato il sindaco, possiamo utilizzare lo spazio finale per interventi o altro? O ditemi voi, adesso non so come credo, gestire, no. Perché il primo consiglio comunale. E non so come volete gestirlo. Di solito viene lasciato lo spazio iniziale per degli interventi da parte di chi vuol farli, però ditemi voi. Adesso non so di cosa vorreste. Se ci sono degli interventi, per carità, adesso non è assolutamente la volontà di chiudere la discussione. No, come metodo, poi se dopo non è possibile, no, beh, andiamo al prossimo. Come hai visto, l'ordine del giorno è un ordine molto istituzionale, molto stringato, per cui anche gli interventi sono legati ad un'interpretazione diversa di alcune tematiche. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, secondo me è libero di farlo. È chiaro che in questo momento, avendo aperto il sindaco, come dire, con una comunicazione che voleva anche spiegare il motivo di questa isolata
isolato consiglio comunale a porte chiuse, quindi voleva non solo spiegarlo ma anche non preoccupare eccessivamente la popolazione rispetto a una decisione che ci è sembrata la più logica. E quindi secondo me, a mio parere, se pensi di dover dare un contributo alla discussione, non c'è nessun problema. Sì, no, a parer mio credo che sia condiviso anche da Tizio. Mi riallaccio prima di tutto al collega Compagnoni, che ringrazio per l'intervento sull'ospedale. Ne facciamo parte, credo, anche noi come gruppo Luinesi, su quello che comunque ha detto Franco. È un richiamo al sindaco, nel senso di essere davvero vicino a questa situazione che sicuramente preoccupa tutta la cittadinanza e la popolazione. Quello che raccontava Franco, che può essere non solo e riguarda la maggioranza, che va dal potenziamento del pronto soccorso, l'interlocuzione con gli enti superiori sull'ospedale, è sicuramente anche un richiamo a quello che ha detto lui, dove i medici oggi del nostro ospedale non è che dicono raggiunto limiti di età, ma hanno sicuramente un'età prossima alla pensione, e siamo particolarmente preoccupati, non so, chiaramente noi come lui, no, ma sicuramente anche a livello nazionale, dove il riferimento dei medici è davvero difficile. La sciagurata spending review dell'allora governo Monti ha portato a un'uscita di 10 medici in pensione, dove ne vengono assunti soltanto 4-5. Credo che comunque lui, anche se la sanità non è propriamente un tema che riguarda il sindaco, però avendo un ospedale cittadino, possa essere parte attiva come interlocuzione, quantomeno della sua parte politica governativa, che oggi governa l'Italia, che quindi si possa essere partecipe verso questa direzione, perché davvero i nostri ospedali stanno davvero andando in grandi difficoltà, soprattutto a livello di personale. Richiamando questo, ma era stato anche un tema che il sindaco ci aveva portato all'attenzione, anche quello dei frontalieri. Io ho visto durante la campagna elettorale la partecipazione dei vostri esponenti politici, da Alfieri ad Astuti, anche gli ultimi giorni della campagna elettorale. Credo che è di oggi la notizia che almeno gli esponenti locali, il deputato dei 5 Stelle in Libia ha sottolineato il fatto che l'accordo che riguarda la revisione dell'accordo del 74 sui frontalieri non sia soltanto in alto mare, ma quantomeno ambiguo, mentre la parte PD ci ha rassicurato sul fatto che questo accordo sa da fare e sarà fatto nel miglior modo possibile. Mi sorge davvero un dubbio su questo problema, perché riguarda non solo 2.000 nostri concittadini, che poi diventano molti di più se riguardano le famiglie luinesi. Davvero il tema dei frontalieri è un tema molto importante, non solo per la nostra economia, ma perché riguarda 60.000 famiglie che riguardano la provincia di Como e la provincia di Varese. Quindi chiedo al sindaco di far parte, per quello che può essere, attivamente verso i suoi referenti politici, perché davvero credo che sia un tema davvero sentito. La revisione dell'accordo del 74 può portare a grossi problemi, perché l'ultima volta che è stato discusso di questa cosa, che è stato circa nel 2015-2016, si era arrivati a una soluzione davvero devastante, che poteva essere davvero devastante per la nostra zona. Quindi chiedo a lui davvero di essere partecipe, anche tramite il sindaco di Ravenna Ponte Tresa, Massimo Mastromarino, che è il presidente dei comuni di frontiera. Un'ultima piccola postilla che riguardava: ho ricevuto l'invito da parte di consiglieri comunali della maggioranza ad aderire a una pagina istituzionale di Facebook che riguarda il comune di Luino. Volevo domandare al sindaco o al segretario comunale se sono stati fatti degli atti particolari di costituzione di questa pagina, perché comunque quando andiamo a creare una pagina istituzionale bisogna agire per atti amministrativi. Credo che normalmente o una delibera di giunta o una determina fatta da un dirigente, anche perché vorrei capire chi gestisce la pagina, come viene gestita, chi modera la pagina, chi ne è il responsabile, e cioè devono esserci comunque un regolamento che possa gestire questa pagina. Ho visto che l'invito veniva da parte della maggioranza, da parte di qualche consigliere comunale. Domanda a voi se è possibile in questa sede, o se no mi risponderà poi successivamente, come è stata gestita questa situazione. Grazie. Grazie Alessandro.
rigori. No, definiremo al più presto questa pagina. Abbiamo visto che c'era una carenza di informazione rispetto all'esterno, no, delle attività del Consiglio Comunale, e questo lo faremo al più presto, non appena si è insediato ormai la Giunta, alla prima riunione di Giunta definiremo questo aspetto. Comunque ti ringrazio anche per questo richiamo rispetto a questa cosa. Artoni vuole ancora dire qualcosa? Sì, è solo in chiusura, visto che abbiamo affrontato delle tematiche, ritengo, anche se oggi è un Consiglio Comunale molto tecnico, si possa anche mettere già sul piatto della bilancia qualche tematica sulla quale andare poi a confrontarsi nei prossimi Consigli Comunali. Giustamente il nostro consigliere Compagnoni ha parlato dell'ospedale, che è una delle tematiche più delicate e importanti sul quale il Comune di Luino dovrà confrontarsi. Certamente non è una scelta amministrativa, una scelta politica, però mi permetto di dire che quello che diceva Compagnoni, gutta cavat lapidem, dopo 40 anni la lapide si è spaccata e ci troviamo veramente in un cimitero all'ospedale di Luino. Quindi il discorso è quello di dire, il Comune è vero che non ha possibilità politiche, ma ha la possibilità di convogliare consensi e soprattutto di farsi portavoce o capofila di tutti i comuni della comunità montana, ma anche della comunità montana, della Valcuvia e anche della comunità montana, ovviamente del Luinese, che sono interessati comunque all'ospedale di Luino, non solo in termini di pronto soccorso, ma anche per capire qual è il futuro. Quindi, secondo me, il ruolo importante sarà anche quello del Comune di Luino come portatore di volontà di stabilire che cosa fare con questo ospedale. Sicuramente uno degli obiettivi è il pronto soccorso. Non mi soffermo su quelle che sono le direttive regionali che impongono un pronto soccorso determinati numeri di accessi, ma che sicuramente questa è una scelta politica sulla quale noi dobbiamo agire per capire che non possono essere stabiliti dei numeri per ridurre il territorio dell'ospedale a questo livello. Poi giustamente ha lanciato un'altra tematica estremamente importante. Ritengo che adesso sia, magari non sia il momento opportuno quello di parlare dei frontalieri, però c'è una lettera, secondo me molto grave, sulla quale poi io e il mio gruppo inteso come lista, perché ovviamente io parlo per me stesso adesso qui in questo Consiglio Comunale, ci impegneremo per fare delle proposte concrete, che sarà proprio il problema legato ai frontalieri e al ristorno delle imposte. Attenzione, c'è una grave lettera, secondo me una grave lettera di intenti, emessa e sottoscritta dal governatore Fontana e sottoscritta dal ministro dell'economia ticinese, con la quale si chiede una revisione del ristorno delle imposte dei frontalieri, chiedendo la riduzione delle imposte e chiedendo che queste imposte vengano versate non più ai comuni di frontiera, ma vengano versate in regione. Io ritengo questo intento gravissimo e lesivo di quello che è l'interesse dei comuni di frontiera, e questo sarà sicuramente un impegno che dovrà prendere il Comune di Luino per togliere e distrarre questa intenzione o questa vocazione a togliere ai comuni di frontiera il ristorno delle imposte, perché non devo ricordare a nessuno qui in questo Consiglio Comunale che le imposte, il ristorno delle imposte dei frontalieri è una voce estremamente importante in bilancio, e che nel momento in cui viene tolta e passata in regione noi non sappiamo le modalità con le quali verranno restituiti questi soldi. Quindi è un problema estremamente importante, ma da questo punto di vista, attenzione, gli accordi del 74 secondo me sono ancora gli accordi che possono essere validi, perché tutelavano i comuni di frontiera. Quindi attenzione a prendere mani, e soprattutto anche qua il Comune di Luino non ha una diretta competenza, però ha voce in capitolo insieme a tutti gli altri comuni di frontiera, e quindi anche in questo caso dovrebbe esserci una posizione precisa e decisa su questo aspetto. Quindi l'ultimo aspetto che mi sento di dire, scusatemi, è il terzo e chiudo, è quello della manutenzione. Penso della manutenzione di Luino, penso e spero che questa amministrazione abbia a cuore anche questa situazione, quindi ospedale, frontalieri, manutenzione, che sono tra le priorità che sicuramente voi come maggioranza, e non vi invidio da questo punto di vista, però dovrete assolutamente assumervi e prendere una decisa posizione. Grazie. Grazie. No, sì, Andrea, sì. Cioè, a conclusione anch'io, devo dire che si entrerà, penso, con il prossimo consiglio nel dibattito sulle linee programmatiche di mandato,
che spesso sono state portate proprio al primo consiglio, quindi non c'è nessuna critica che non vengano presentate al primo consiglio, questo è un consiglio di insegnamento, ma si entrerà nel vivo in queste tematiche penso dalla prossima volta. Linee programmatiche di mandato sulle quali il consiglio non è chiamato a votare perché sono promanano dal programma elettorale di chi ha vinto le elezioni, e quindi noi prenderemo atto delle linee programmatiche di mandato, ma avremo la possibilità di dibattere cercando di portare anche la nostra opinione. Ritengo che gli argomenti che i consiglieri che mi hanno preceduto hanno sollevato siano fondamentali, quindi ospedale, frontalieri, cura del territorio, per carità. Io davvero sì, il Consiglio Comunale magari dal punto di vista amministrativo non può fare molto, ma dal punto di vista politico può fare delle battaglie importanti, e su queste battaglie per l'ospedale, per i nostri frontalieri, penso che non ci sia divisione tra maggioranza e opposizione, dobbiamo farle tutti insieme. Abbiamo degli strumenti che possono essere delle mozioni, degli ordini del giorno. Quello che ha detto Franco sul pronto soccorso è sacrosanto, dovremmo riuscire, se lo condividiamo, magari a condividere appunto un ordine del giorno con la quale chiediamo questo, chiediamo all'azienda ospedaliera di lavorare in questa direzione, di avere un pronto soccorso il più possibile autonomo possibile, perché nel nostro territorio, a nord della provincia, distaccato di molti chilometri dagli ospedali maggiori, può molte volte salvare la vita delle persone se ha un pronto soccorso efficiente, e se un pronto soccorso non è formato da medici di medicina, eccetera, eccetera, che vivono con fatica il fatto di andare in pronto soccorso perché magari devono sottrarre tempo ai loro malati del loro reparto. Quindi su questo dobbiamo lavorare. Anche qui la figura del Presidente del Consiglio è importantissima, perché il Presidente del Consiglio può lavorare con i consiglieri e aiutare la stesura di documenti che spero possano essere il più comuni possibili, e quindi davvero c'è un buon augurio a lavorare, andare avanti. Poi ovviamente noi porteremo il pensiero nostro, quello che abbiamo scritto nei nostri programmi elettorali. Parlo della riqualificazione di alcuni quartieri della città, delle vie del centro, eccetera, ma saranno tutti argomenti che affronteremo dalla prossima volta. Importante, lo spirito da parte nostra sarà uno spirito assolutamente di uno spirito propositivo. Sarà un esercizio dell'opposizione dal punto di vista propositivo. Ovviamente, se ci saranno argomenti importanti sui quali non condivideremo l'impostazione della maggioranza, faremo la battaglia dal punto di vista dell'opposizione, però non sarà un'opposizione mai preconcetta, sarà davvero un'opposizione dal nostro punto di vista il più costruttiva possibile. Grazie. Grazie Andrea. Cosa facciamo, Enrico? Ci diamo appuntamento al secondo consiglio tutti quanti, una buona serata e un augurio di poter lavorare bene tutti per la nostra città. Ciao, buona serata a tutti. Come on.